Se sei un imprenditore che forse è in fase di lancio o in fase di crescita o addirittura di scaling, questo è un video che fa per te perché ti voglio mostrare le tre varie fasi e quali sono le attività che si dovrebbero fare per passare da un livello a quello successivo. La scalata di un business è un processo chiaramente molto molto lungo, dipende dagli obiettivi che abbiamo noi imprenditori. Possono essere veramente dei più variegati a livello di fatturati, a livello di profitti, di persone che devono lavorare, di clienti, insomma, sono tanti i fattori che possono incidere. Ma ogni fase del tuo percorso richiede di capire a che punto sei, quale basecamp sei e come poter salire di livello, come poter fare altre tipologie di salite. Servono strumenti diversi, servono forse accompagnatori diversi, servono attività diverse. Bene, in questo video ti voglio proprio mostrare le tre fasi della crescita aziendale e quali sono le attività che secondo me, dal mio punto di vista, si devono intraprendere per passare da un livello di lancio a quello di crescita, a quello di scalabilità. Quindi in quale livello ti trovi oggi e dove cosa puoi fare per salire di livello? Ora, qual è il problema? Il problema è che molto spesso le informazioni che si trovano possono essere generiche. Magari a determinati corsi o a determinati libri, sono informazioni generiche che sono però fuorvianti perché magari non sono quelle realmente che ti servono in base alla fase in cui tu ti trovi. Non sono quindi personalizzate, cose che invece dovrebbero essere in base alle varie aree, c'è quindi il rischio di commettere degli errori e di conseguenza di sbagliare. La soluzione ovviamente è di avere delle mappe che ti guidino fase per fase nel poter salire di livello. Quale azione intraprendere fase per fase e quindi evitare spreco e ovviamente avere più possibilità di avere successo per la tua azienda. Quali sono le attività? Sono diverse in base a dove ti trovi e soprattutto in base a quelli che sono i tuoi obiettivi e possono essere legate nella metodologia scalabile, avere l'imprenditore al centro con la macchina di crescita per quello che riguarda l'asset, la leva della parte di marketing e vendite, che deve essere un processo costante perché un business che non ha vendite non è un business. Dall'altra parte, migliorare il proprio sistema operativo interno e migliorare i profitti e i bisogni aziendali. Vediamo ogni montagna, perché è come se fossero tre montagne da scalare. Nella fase di lancio, la cosa importante è la parte di testa, è raccogliere numeri, è capire se il mercato ha necessità della tua idea, del tuo progetto, del tuo prodotto, del tuo servizio, della tua startup e cercare di farlo nel modo più agile possibile. La prima cosa che hai da fare è ipotizzare. Sei all'inizio, potrebbe essere una startup, potrebbe essere che sei in una nuova fase di lancio di un prodotto e servizio, anche se sei un'azienda che è da anni che è sul mercato, ma tu stai tornando indietro al livello 1, alla fase di lancio. Di conseguenza devi fare quelle attività corrette. La prima cosa da fare è ipotizzare. E ipotizzare puoi farlo in due modi, non ce ne sono 10, due. O la prima, alla cieca, spari e vedi quello che succede, o la seconda, analizzi diversi dati, informazioni, numeri e cose varie che ti permettono di ridurre l'indice di rischio. Quindi l'ipotesi è un aspetto molto molto importante che fa parte nella fase di lancio e come vedi non parliamo di cose che si devono fare in fase di scalabilità o di crescita, siamo in una fase tanto indietro, una fase nella quale occorre fare meno cose ma fatte meglio. Quindi nella fase di ipotesi ti invito ad analizzare, a fare analisi interne e analisi esterne. Interne su quello che riguarda il tuo prodotto o servizio, il tuo mercato, il tuo cliente ideale. Esterne come si comportano i tuoi competitor, quali sono le loro strategie di comunicazione, qual è la tipologia di azioni di marketing o di vendite che fanno, quali sono gli elementi differenziali tra uno e l'altro. Insomma, più tu analizzi, più riesci a ipotizzare nel modo meno rischioso per quello che riguarda il tuo lancio. Una volta che hai fatto questa analisi, lanci e comunichi sul mercato e inizi ad investire in comunicazione per vendere il tuo prodotto o servizio. E qui il mercato ti parla, ti risponde. Molto spesso uno su due imprenditori
riceve dei pugni nello stomaco, per non dire altre cose, proprio perché il mercato dà delle risposte a volte positive, ma a volte negative rispetto a quella che era la grande idea che aveva l'imprenditore o che potremmo avere. Di conseguenza, qui il mercato, in questa fase di sperimentazione, ti parla. Non devi avere l'ansia da prestazione di crescita in questa fase. Devi avere l'ansia di raccogliere numeri, capire cosa ti dice il mercato, in modo tale da adattare la tua tipologia di prodotto e servizio e di comunicazione più legata e avvicina verso di loro. Una volta che fai questo, devi raccogliere numeri. L'obiettivo del test è raccogliere numeri su dove? Sulle ipotesi che avevi fatto. Più numeri tu riesci a raccogliere, più hai dati reali che questa volta ti fanno incrociare le maglie e ti permette di poter avvicinare a quello che erano i tuoi obiettivi. Il rischio di sparare per ipotesi è estremamente rischioso. Considera che il 49% delle startup chiude entro 3 anni proprio per questo motivo qua. Quindi l'analisi dei numeri cosa ti porta? A prendere delle decisioni e decidere alle volte di cambiare totalmente rotta, alle volte di cambiare di 3 gradi, ma che nell'arco del tempo ti porta a risultati completamente diversi, oppure di fermarsi completamente senza dover aver però sprecato tempo, soldi in produzione, come a volte succede in tante aziende, che poi sprecano appunto tempo, soldi, risorse inutilmente. Quindi il processo è quello di continuare a testare, continuare a migliorare, incrementare questi numeri che ti permettono di poter investire di più e sempre ridurre, quindi in una crescita aziendale, quello che è l'aspetto fondamentale in fase di lancio, cioè ridurre l'incertezza, ridurre il rischio. La ricerca, il testing ti permette di poter fare in modo concreto, in modo più matematico e scientifico, questo aspetto qua rispetto che partire alla cieca. E quindi nella fase 1, nella fase di lancio, i 3 aspetti fondamentali sono essere agile nei costi, nella produzione, nei tempi, analizzare il più possibile e testare in modo continuo. A questo punto andiamo alla fase di crescita, dove si trova la maggior parte delle aziende. Questa è la fase nella quale il focus dell'imprenditore deve essere quella di costruire la propria macchina di crescita, quindi utilizzare le leve piuttosto che fare la fatica umana, tra virgolette. Ti faccio l'esempio: è normale che corra di più uno in bicicletta meno allenato rispetto che dei corridori allenati o che vada più velocemente una macchina rispetto a una bicicletta. Qual è il beneficio che hanno? Sono sempre esseri umani, ma hanno uno strumento che gli permette di andare più velocemente. Lo strumento qui per l'imprenditore è costruire una macchina. Quindi devi veramente ragionare da ingegnere della tua azienda per costruire una macchina a livello di marketing, a livello di vendite, a livello di prodotto, di produzione, prodotti e servizi, a livello di customer care, a livello amministrativo. Più tu riesci a ingegnerizzare questa macchina qua, più questa ti permette di andare velocemente nella fase che ti aiuta a essere scalabile, a poter diventare scalabile. Quindi questa fase nella quale devi lavorare molto sulle leve, nella costruzione delle leve. Le leve sono appunto questa macchina che l'hai nelle varie aree, nei vari ambiti di business e sono un mix tra l'esecuzione e strategia. Questi elementi ti permettono di creare la macchina per poter appunto poter crescere. Nella fase del metodo scalabile puoi trovare la macchina di crescita nello specifico, proprio perché ti spiega quali sono i 5 elementi fondamentali da costruire, i 5 tool fondamentali per poter realizzare una macchina di crescita, specialmente legata all'aspetto del marketing e delle vendite. Quindi, nella seconda fase, nella seconda montagna da dover scalare, gli elementi fondamentali sono avere un buon sistema di marketing, un buon sistema commerciale e avere un buon sistema di produzione. Quando hai questi 3 elementi, hai cash flow, puoi avere più controllo dell'amministrazione, hai più soldi per poter investire nella parte di comunicazione, di lead generation, commerciale e così via. A questo punto andiamo alla fase di scalabilità. La fase di scalabilità è prettamente consecutiva alla fase di crescita ed è per questo che all'inizio del video ti dicevo che non puoi ragionare se non in fasi diverse, perché sono completamente aspetti diversi. E la fase di scalabilità vuol dire espandere le tue macchine in più macchine o in una macchina
più espansa, quindi potresti aumentare il team, dipartimento marketing, amministrativo, commerciale, produzione, potresti implementare le procedure, potresti implementare i tools che ti permettono di poter creare struttura e quindi aumentare in scaling le varie procedure, aumentare in scaling le attività, aumentare in scaling le persone che lavorano per te, ma perché hai già costruito una macchina che è espandibile. E anche per quello che è l'organizzazione. Quindi diventa fondamentale questo aspetto qua. E qui tutta la procedura scalabile ti aiuta anche in fase di sistema operativo e in fase di profitto e visione. E sono aspetti fondamentali con tutte le tipologie di tools e di task che ne comportano. Quindi in questa fase l'aspetto fondamentale è la leadership dell'imprenditore, le persone che ne fanno parte e i processi. E ricordati che avere processi efficaci ti permette di poter far lavorare bene persone, a volte anche medie, ma avere processi scarsi, sbagliati, anche campioni, ti fa diventare persone sbagliate e quindi ti fa dare risultati scadenti. Quindi in questa fase è fondamentale avere un'ottima leadership dell'azienda, avere persone e processi. Quindi, come vedi, la crescita di un business veramente parte dal da dove sei e dove, come puoi progettare per arrivare a un livello successivo. È veramente un'acquisizione di abilità che si possono prendere a livello aziendale, a livello imprenditoriale, a livello di team per poter salire da un livello all'altro. Bene, con questo video oggi è tutto. In che fase sei del tuo business? Fase di lancio, fase di crescita o fase di scaling? Ti auguro che magari qualche spunto tu lo possa aver preso anche da questo video. Per il resto ci possiamo vederci su scalabile.net dove potrai scaricare il nostro welcome kit per avere maggiori informazioni. Ciao e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!